questo negozio, così a portata di mano, ci sono stati in visita, e ovviamente hanno gustato i prodotti, persone illustri, reali d'Inghilterra e addirittura papi della Chiesa romana come Giovanni Paolo II. In un raro momento di quiete ci troviamo all'interno della famosa pasticceria Taddeucci in piazza San Michele a Lucca. È la ditta che non ha succursali, produttore del famoso buccellato lucchese, una delle più antiche manifatture per questo dolce, che aveva addirittura origini nella dieta dei militari, perché molto leggero, molto digeribile, gli ingredienti semplicissimi sono farina, zucchero, aromatizzazione con anice, lievito madre che mi dicono risale a varie generazioni di Taddeucci. Dimenticavo tra gli ingredienti l'uva passa, una dolcezza tutta naturale. In questa premiata ditta fu coniato il detto: chi viene a Lucca e non compra il buccellato è come se a Lucca non fosse mai stato. A proposito di promozione alla vendita, una volta quando c'era la stazione dei pullman in piazza San Martino, in quello che è l'oratorio della cattedrale, le donne, alcune donne, proponevano ai viaggiatori il buccellato, ma quale tipo? Quello a ciambella, e per tenerne più di un pezzo li infilavano nel loro braccio. Una cosa che tuttora ha dell'incredibile è una poesiola che è affissa all'entrata del negozio, che in bella rima in vernacolo in pratica dice che allo sbarco nel Nuovo Mondo Colombo si imbatté immediatamente in un baldo giovane che brandiva un buccellato lucchese.